questo treno di storia dondola. Una donna al telefono parla. Questo treno ora parte, poi si ferma. Di che colore sia, nessuno lo sa. Questo treno, e poi dov'è che va? Una donna al telefono parla, questo treno, tutta questa storia, tutta questa luce, tutta questa composizione, tutta questa scomposizione. Il treno parte, dove va questa donna al telefono che parla, parla, parla. E cosa dice? Dove va? Si ferma, si fermerà. I colori della storia, la storia dei colori, la geometria, la sgeometria. Com'è bella questa calda e malinconica fantasia. Dondola questo treno, sono coccole di primo mattino, mattino piovoso, grigio, ma tuttavia l'umore inspiegabilmente è buono. Niente di organizzato per arrivare a sera, niente. Sì, fare l'amore con Sachiko è bello. Sotto gli abiti larghi, eccentrici, si nasconde un corpo sensibile, vellutato, odore puro. Dondola questo treno e la vita è una sorpresa quando si è capaci di non cercarla. E questo treno ancora può portare a raucedini di tipo improvvisato oppure croniche, dove i minuti si contano perché si devono contare o si debbono contare, appesi ai muri come i fili e i maiali negli staletti abbronzati di notte estive, così ubriacandosi di parole e ambizioni altrui, benché fossero ancora proprie ambizioni altrui. Dondolamenti, vacillamenti di questi treni che mangiano ininterrottamente le strade e non solo, le stazioni e non solo, il tempo e solo il tempo, attraverso cui questi fogli da bianchi si tramutano in fogli imbrattati di inchiostro, laddove un pensiero, solo pensiero può essere, senza bisogno di metterlo su pagina, ma lasciarlo andare, veicolato esclusivamente dal vento, dalle situazioni, da questo dondolio, permettendo qui, presente, facendo di un treno il movimento e non di altro, personalmente. Di traverso gli alberi, persone che difficilmente si guardano, in balia dei venti e il sole che scalda queste foglie d'oro. Certi applausi da canonica catalana, culi semovibili, sedie girevoli, parole telegiornali incomprensibili. Costruisci un pomeriggio di poche parole e sì, può darsi passerà. Il dondolio non si ferma mai, diceva qualcheduno di vecchia memoria, riferendosi alla catena di montaggio. Anche fuori dal treno, giù dal treno, in bicicletta, a piedi, sull'autobus, in macchina, in taxi, il dondolio lo porti appresso comunque. Parla di qualcosa, qualunque cosa, i tuoi figli, questo treno, le canzoni dell'estate, il mare quest'anno invisibile.
Naturalmente tace. Quasi quasi va a Saronno, S9, S9, S9. Rinfrescare la memoria, Sachiko, il Giappone, tutto in colpo secco. Pronto per acque desertiche, particelle nucleari, giù, giù, in gola alla terra. Chiediti cosa vuoi, miseria ladra. Non chiederti niente. Non parlare, non girare la testa, in questo posto non serve avere paura di morire, avere paura della certezza. Tuttavia parli. Perché parli? Non parli mai del tempo? Di donne? La morte non sia un tabù, non un'abitudine, la vita. Concluderei questo cigolio. Allora a questo punto scendiamo dal treno, penultimo pezzo, faccio abbastanza veloce. Come sempre senza titolo, scritta per l'Arci Scibiera del 2014, cioè l'anno scorso. È una cosa, non so, insomma, mi piace, ecco, visto che è il mio momento narcisistico, leggo quello che mi piace. Che vi piaccia o no, siete incollati. Ci piace Narciso. Alle sedie, caro mio. Vendono polizieschi giù al mercato. L'assassinio sull'Oriente Express. Cucce per cani. Accessori comici, cosmici, cosmetici. Vendono la Maria Callas giù al mercato. Vendono voci vibranti, cappelli d'angelo. Teflon, la fiera dell'Est e noccioline al museo Mikhail Bulgakov. Vendono le sinapsi in cortocircuito giù al mercato. Parole come con chi vuoi, dove vuoi, tutto è possibile. Auspicano condivisioni giù al mercato. Letture retro illuminari, memorie infinite. Vendono a un centesimo l'eterno marito, la Rus di Kiev. Vendono uomini eclettici, tutti d'un pezzo. Gridano Ucraina, Ucraina dai bassi fondi di certa Europa. Vendono l'insopportabile giù al mercato. Korolenko, il sogno di Makar. Vendono 10.000 secoli in saldo e confezione regalo alla sposa celeste, vestita di lana di Kashmir. Vendono lampadine multicolore giù al mercato. A risparmio energetico. Una piazza pulita, taciturna, ordinata, come una coscienza appesa a un filo di pudico silenzio. Vi saluto con l'ultimo brano. Tratto da questo libro che contribuì già un po' di anni con alcune mie cose, i miei scritti, diciamo così. Prego subito. Anche un po' di silenzio comunque non fa male. Mio padre, l'ombra ci aveva poche sfumature, non si prestava molta attenzione allora, è per questo che gli alberi cambiavano nome e colore e la notte non arrivava mai, proprio mai, e proprio per questo ci si stupiva, ci si divertiva come pazzi e come pazzi si inventavano nuove strade, parole diverse, una morte diversa,
dove il dolore era e restava immaginazione. Non contava nulla, e così ci piaceva. Non esistevano vere e proprie caramelle, perché i denti non c'erano, e non c'era nemmeno il mal di denti. Niente dentisti, niente. S'avevano forti gengive, forti dal vero, e la pazienza era una virtù, la si toccava, era onnipresente, pura. I treni erano le nostre case e il rumore delle rotaie segnava l'inizio e la fine della giornata. Non c'erano orologi o qualunque altra cosa battesse tempo, solo il rumore delle rotaie, e non c'erano nazionalità, perché si era sempre in viaggio. Il viaggio era la nostra vita, e i paesi che passavano tra le nostre dita erano soltanto degli appuntamenti fortuiti, di passaggio. Per questo i posti non avevano nome, ne avevano tanti, e sempre più nuovi e strani. I passeggeri avevano mani diverse, occhi per sentire gli odori del bene e pure del male, bocche avide d'amore e la consapevolezza della fatica. No, non c'erano occhiali, e il cieco accompagnava l'errante sulla sabbia via, e la domenica era nebbia fitta, dentro cui il cuore si fermava per lasciare posto a sereni mattine.